Ehi! So che non è il momento migliore, ma possiamo parlare solo noi due. Io credo che tu debba dirmi qualcosa. Niente male, vero? L'ho presa a Chinatown. Mi fa sentire come uno degli eroi del romanzo dei tre regni. Minacciare Fumi è stato un errore. La prossima volta mi scuserò con lei e mi assumerò la responsabilità delle loro azioni. Saranno anche una milizia privata nata da interessi comuni. Ma in quella cesta c'è più di qualche mela marcia. Se mi fidassi di tutti, non durerei a lungo. Ma tu sei sicuramente una persona intrigante. Intendo osservarti nel prossimo futuro. Saranno? Davvero? Allora, presumo sia il mio turno di fare le domande. Ma è il caso di appartarsi altrove. Conosco un posticino a Chinatown. Ci facciamo una chiacchierata davanti a un bicchiere? Bene, seguimi. Ti mostro la strada. Andiamocene. Ehi, hai mai visitato una terra straniera? Io sono stato a Shanghai, ma mi è sembrata l'Inghilterra. È stata un'esperienza orripilante. A proposito, Sakamoto ha una pistola che gli ho portato da Shanghai. Spero che ne stia facendo buon uso. Questo posto ha visto giorni migliori. Ehi, salve! Qualche problema? Signor Takasugi, quei tirapiedi del magistrato hanno fatto ancora irruzione, accusandomi di non aver pagato la tassa! Questo nuovo magistrato sembra una vera seccatura.
Alcuni tra i mercanti hanno dovuto chiudere i loro onesti affari e sono diventati dei contrabbandieri per gli ufficiali del governo. Contrabbandieri? Ripugnante. Gli ufficiali a difesa del paese non dovrebbero invischiarsi in attività simili. Lo sapevo. Non si può obbedire ciecamente allo shogunato. La gente deve prendere coscienza del proprio potere e imporsi. È la ragione per cui ho creato il Kieitai. Insomma, quale credi sarà il fato di questo paese? Un'affermazione coraggiosa, viste le atrocità di cui sei testimone. Sei certamente una persona interessante. Ad ogni modo, convengo con te. Se saremo tenaci, sono certo che la nazione vedrà sorgere una nuova alba. Amerei continuare la conversazione davanti a un bicchiere. Ma ho altre priorità ora. Apprezzeremo il sake dopo esserci occupati di quei bastardi corrotti. Ora resta solo il tempio. Definirli delle tigri di carta sarebbe un'offesa per le tigri di carta. Come facciamo a entrare? Ehi, è la tua specialità, giusto? Prendi tu il comando. Farò abbassare io la testa. Non pensate di potervi opporre allo shogun come se niente fosse. Questa è sistemata. Ora che quegli ufficiali corrotti sono sistemati,
Puoi restituire i beni e il denaro rubati ai legittimi proprietari. Sheshe, signor Takasugi. Le azioni tue e del tuo compare mi hanno aperto gli occhi. Dobbiamo lottare per riprenderci le nostre comunità. E per questo vogliamo dare supporto al Kieitai. Noi aspiriamo a possedere una grande influenza come la tua. Ottimo. Sono lieto di sentirlo. A noi, guardati dall'alto in basso da chi ci governa. Ti avevo solo promesso una bevuta. E invece hai finito per aiutarmi nel momento del bisogno. Dovrò farmi perdonare. Ah, fingiamo indifferenza. Comunque, quando ci sei tu in giro non ci si annoia proprio. E avremo modo di incontrarci di nuovo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C'è un uomo fuori controllo laggiù! Ti ringrazio!
Come te la passi? Salve! Fukuzawa ti ha dato l'occorrente? Ottimo! Grazie alle misture di Fukuzawa e all'inutile dispositivo trovato nel deposito, inganneremo gli sgherri del governo! Mi attendono all'ufficio del commissario. Se è tutto pronto, ci andrò immediatamente. Vieni con me. Urrà! Seguimi. Hai salvata. Ti prego, prendi questo. Il momento è giunto. Quando berrò il veleno, il piano avrà inizio. Entrerò per primo, da solo. Devo atteggiarmi come al solito, altrimenti susciterò qualche sospetto. Aspetta che io inizi a mostrare le mie inutili invenzioni. Poi fai il tuo ingresso. Chiaro? Sono pronto. Procedo a bere il veleno? È rivoltante. Ora dobbiamo agire rapidamente. Vado. Yoda!
In conclusione, utilizzandolo come vi ho illustrato, sarà un'arma assolutamente formidabile. Dovremo prendervi familiarità, ma potrebbe rivelarsi molto utile. Chi è? Perdonate, fa parte dei miei assistenti. Avevo detto che doveva attendermi, ma... Ehi, che sta succedendo? Signor Fukuzawa, aiutatelo! Ma certo, permesso. Mi spiace, temo di non poter fare nulla. Quest'uomo è morto. Come? È morto? È davvero morto? Presto! Qualcuno prenda la sua invenzione e la nasconda. Nessuno, oltre ai presenti, deve vederla. Sì, signore. Tu hai visto troppo. Non penserai di uscire vivo da qui. Addosso! Uccidiamolo! Go!
Perché ci hai messo tanto? Ho appena visto i miei antenati e gli antenati dei miei antenati che mi attendevano sulla soglia per l'aldilà. Oh, grazie al cielo. Non ero certo dell'efficacia dell'antidoto, quindi ho diluito il veleno il più possibile. In caso contrario, saresti morto. In ogni caso, sono lieto che tu sia vivo. Ti prego, non farmi mai più delle richieste simili. Beh, il piano ha funzionato? Davvero? Non ho potuto osservare gli avvenimenti, essendo morto. È andato tutto bene. Sembra che tu sia riuscito a convincerli della tua morte, perlomeno. Urrà! Missione compiuta! Immagino che sia morto anche per il resto del mondo, però. È qualcuno che ha fiducia nelle proprie abilità marziali? Ebbene, mi basta un semplice sguardo per capire che sei molto forte. Ti andrebbe di dare una lezione al mio allievo? Siamo pronti? Via! Basta! Ottimo lavoro! Ecco un compenso per il tuo destino. Sì.
sembra che il mio allievo abbia ancora molto da imparare. Dammi una mano! Scusami per il disturbo.
Tu hai assistito a più battaglie del dovuto, scommetto. Lo vedo nei tuoi occhi. Se avessi un momento, vorrei parlarti. Sono un intermediario. In sostanza ricerco i servizi dei ronin come te. Ti interesserebbe svolgere un incarico? La richiesta proviene dall'ufficio del commissario. C'è un criminale particolarmente pericoloso di cui vorrebbero sbarazzarsi. Bene, occupatene il prima possibile. E fai attenzione. Quest'uomo è un abile lottatore che ha eliminato numerosi ufficiali. Ehi, tu! Ho ordinato delle merci da un venditore ambulante, ma sta tardando a portarmele. Attorno è troppo pericoloso. Non oso andare a cercarlo. Mi sembri sapere il fatto tuo. Posso chiederti di trovarlo per me?
Davvero? Oh, grazie. Dunque, se non sbaglio, ha detto che di solito passa accanto a un grosso albero di ginkgo. Gira voce che ci siano dei banditi e... spero che non gli sia successo niente di grave. Hey!
Che peccato per quel venditore. Forse avrei dovuto agire prima. Ma in ogni caso,
Grazie di aver recuperato la merce. Assicurati di parlare con i miei mercanti, se ti capita di incontrarli. Farò in modo che siano ben forniti. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C'è un uomo fuori controllo laggiù! Ti ringrazio! Di qua! Devi fermarlo! Mi sto morendo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C'è un uomo fuori controllo laggiù! Ti ringrazio! Devi fermarlo! Sarebbe andata molto peggio se non fosse stato per te. Grazie per l'aiuto.
carità, te ne prego. Ti ringrazio. Chi sei? Chi credi di essere per arrivare qui senza invito? Che cosa ci fai tu qui? Lui è Iso Okada. È del clan Tosa, come me. Sta cercando un criminale e mi ha chiesto aiuto. Ah, ora capisco cosa sta succedendo qui. Ryoma, sei sicuro che possiamo fidarci? Ma certo, è al mio fianco da quando siamo arrivati a Yokohama. Ti assicuro che ha un animo buono ed è un ottimo combattente. D'accordo. Mi fido della tua parola. Andiamo subito al punto. Mi trovavo a Kannai e ho saputo che uno di quei dissoluti era in città. Alloggia a Odogaya e ha intenzione di intrufolarsi nel distretto del piacere. Cerchiamolo per le strade. Non dovrebbe avere molte guardie con sé. Sarà facile eliminarlo, vedrai. Lavora per lo shogunato, reprime i suoi nemici e sostiene l'apertura del paese. Ma è anche noto per accettare tangenti dai mercanti stranieri. Se si sta arricchendo a spese di altri, deve essere fermato. Come può il nostro paese cambiare se le persone come lui possono fare ciò che vogliono? Attendiamo il momento giusto. Meglio muoversi di notte, in silenzio. Ti ringrazio. Mi raccomando, niente errori. Andiamo a piedi. Ci sentirebbero arrivare a cavallo. Iso è come me, un samurai di campagna da Tosa. È bravo a combattere e onesto come pochi. È stato Iso stesso a concepire questo piano. Ha detto che se vogliamo cambiare il Giappone, dobbiamo fare quel poco che possiamo. Samurai come Iso e me discendono dai servitori dei vecchi lord di Tosa. Da quando il clan Yamauchi ha preso il controllo, non siamo mai stati considerati molto. E anche dove siamo nati non abbiamo potuto che aspirare a posizioni marginali, dovendo dimenticare ogni sogno degno di nota. E la famiglia di Ryoma non è nemmeno povera, come la mia. Spero tu capisca che se vogliamo portare cambiamenti nel mondo, va fatto in questo modo. Ci siamo. Bene. Resteremo in attesa del nostro uomo in quest'area. Che ne dici di qui? È lui? Ecco il nostro uomo, come diceva Isa.
Per favore, basta! Cerco solo di stabilire buoni rapporti con gli stranieri per favorire i negoziati! Silenzio! Schifoso cane dello shogunato. Se non altro, ha combattuto come un vero samurai prima di morire. Giusto. Ha causato sofferenza a innumerevoli persone. Non è una ragione sufficiente. Per essere un ufficiale corrotto, sembrava avere buone intenzioni. Siamo qui da troppo. Andiamocene prima che qualcuno ci veda. Come te la passi? Felice di vederti. Sono felicissimo. Davvero? Sarebbe... Oh, ne hai una bella collezione. Bel lavoro. Su cosa vuoi che lavori? Su cosa vuoi che lavori? Su cosa vuoi che lavori? Cosa vuoi che lavori? Ho la sensazione che tornerai. Ho ragione? Hai poi scattato quelle fotografie? Sono curioso di vedere il risultato. Alla fine hai trovato Shinsaku. Sapevo ce l'avresti fatta. Mio marito è arrivato giusto poco fa. Sono così sollevata. Katsura dovrebbe essere qui a breve. Sta cercando più informazioni possibili sulla situazione di mio fratello. Quando ci saremo tutti, escogiteremo un piano per salvare Maestro Shoin. Sono certo che ti verrà qualche idea. Questo volevo sentire. Il maestro Shoin sarà giustiziato presto. Mi è stato detto da varie voci. Credo proprio sia vero. Voglio la vostra opinione sul da farsi. Le mura della prigione sono salde, ma
Chi sta dentro forse no. Cosa intendi? In che senso? Alcune guardie sono influenzabili. Possiamo sfruttare il Kietai per convincerle a collaborare. Shinsaku, la nostra priorità è salvare la vita di Maestro Shoin. Non abbiamo tempo per questi giochetti. Hai delle idee migliori? Quei patetici ufficiali non ci spaventano. Irrompiamo dall'entrata principale. Gran bel piano, sapiente. La smettete voi due? Ryoma, tu ne hai un'idea? Certo che sì. C'è una torre di guardia vicino alla prigione. Possiamo scalarla ed entrare come falchi. In che senso entrare come falchi? Beh, non sai cosa vuol dire. Su via, entriamo in picchiata o planando. Che ne pensi? Magari un'opinione più imparziale. Lo sapevo che avresti capito. E non temere, lascerò che sia tu quel falco. Molto bene. Faremo come dici. Molto bene. Tutti voi, preparatevi. So che prima sembravo parecchio ottimista, ma riuscirai a farlo davvero? Come un falco? Ah, dovevo aspettarmelo. Che sollievo. Ah, lo sapevo che eri la persona giusta. Abbiamo la stessa visione, le stesse idee. Bene, allora. I migliori riescono sempre nelle imprese, eccetera. Va alla torre di guardia. La scala della torre di guardia è rotta. Dovrei aggiustarla io, ma mi farebbe comodo un po' di aiuto. Ho quasi finito la legna. Potresti procurarmene un po'? Thank you.
È tutta quanta per me. Grazie, è proprio ciò che mi serviva. Tra non molto avrò finito. E poi potrai salirci. Scusa l'interruzione. Ero così preoccupata per mio fratello che dovevo venire. Non ho visto nessuno entrare o uscire. Significa che è ancora là dentro. Ho sentito che il piano era di piombare direttamente dentro, qualunque cosa ciò comporti. È tutto pronto? Fantastico. Pregherò perché torniate sani e salvi. Per caso hai parlato con mio marito? È molto probabile che Genzui si precipiti lì da solo all'ultimo momento. Se aspettiamo troppo a lungo, eseguiranno la sentenza e sarà stato tutto inutile. Ti prego, fai il possibile per salvare mio fratello. D'accordo. Andiamo in picchiata. Oh! Oh! Hai visto? Ho volato come un uccello. Bel lavoro.
くな。おとなしくせよ。Shoin Yoshida? Il nuovo arrivato? Era qui, ma l'hanno portato chissà dove. Sembra che le guardie ce l'avessero con lui. Se potessi prendere quella chiave, potrei scappare da qui. Ma le guardie non lasciano mai la postazione. Che dici? Stanno in un edificio dall'altra parte della struttura. Bel lavoro. Mm-hmm.
Andare molto peggio.
Aiuto! Che diavolo stai facendo? Non è finita! Questo è soltanto l'inizio! Non hai tirato la cera! Maledizione! Ma cosa diavolo scrivi? Chi sei? Non sembri una guardia. Ah, ma sei tu, Ryoma. So bene che avete rischiato la vita per giungere qui, ma dovete andarvene, temo. Cosa intendi dire? Fumi è qui. Non importa. Non posso andarmene da qui. Non mi sono macchiato di alcuna colpa. Scappare ora sarebbe come ammettere il contrario. Maestro Shoin, il Giappone sta cambiando. Ma ci servi tu per mostrarci quale forma deve assumere. Ascoltami, Ryoma. Sarete voi a costruire questa nazione e a definirne la forma per le future generazioni. Ascoltate il vostro cuore. Vivete guidati dalla giustizia. Potete fare grandi cose. Sono certo che avrete successo. Il popolo deve insorgere e gridare alla rivoluzione, o il cambiamento sarà vano. Sono i singoli a dover immaginare il nostro futuro e a plasmarlo. Devono solo trovare il proprio scopo, e la mia morte potrebbe essere la spinta giusta. Ora capisci? Morire è il mio ultimo compito. Ho solo una richiesta. Dai questo a Fumi. Grazie. Conto su di te. Se solo ci fossimo conosciuti in circostanze diverse. Quindi mio fratello si è rifiutato di evadere. Avevo il forte presentimento che avrebbe deciso di sacrificarsi. Sì, è proprio da lui. Questo è l'ultimo volere e testamento di mio fratello. Devo consegnarlo immediatamente a Kazura. Lui diffonderà le sue parole in lungo e in largo. Ne sono certa.
già, avevo portato un kimono pulito per mio fratello. Ti prego, prendilo tu, in segno della mia gratitudine. Va bene, per adesso separiamoci. Se le guardie cercano di inseguirci, le terremo a bada. Ci rivediamo alla locanda Sakura. Prenditi cura di Fumi, d'accordo? Devo portare la lettera di mio fratello alla locanda Sakura. Non c'è via di fuga. Preparati! Lama velata delle navi nere. Il fato è dalla tua parte. Ma la tua fortuna sta per esaurirsi. L'epurazione inizierà. Non voglio intromissioni. La sua testa finirà accanto a quella di suo fratello. Riferisci ai tuoi amici ciò che ho detto. Pensi di riuscirci?
Thank you.